posto, tanto procediamo con l'appello. Fantino, Belisario, Benassi, Caccamo, Carlone, Carrus, Cerponi, Ciancio, Cofano, Coia, Giuliano, Gugliotta, Laddaga, Lancia, Lanotte, Lelli, Lenci, Lozzi, Matronola, Poli, Stelitano, Tredicine, Tutino, Villa, Vitrotti. Sono presenti 20 consiglieri, assente il presidente Fantino, altri 4 consiglieri, quindi il numero legale c'è per poter aprire il consiglio. L'assessore sta scendendo. Vabbè, quindi lo mantengo al primo punto. Allora, in attesa che arrivi il direttore, sospendiamo 10 minuti il consiglio. Il signore ha pregato di uscire dall'aula, grazie. Allora, abbiamo fatto l'appello, i presenti 20, nomino quale scrutatori consiglieri Caccamo, Benassi, Lanotte. Scegliete i consiglieri. Allora, invece Lanotte, consigliera Tredicina. I suddetti consiglieri sono pregati di non allontanarsi, sono previa comunicazione al tavolo della Presidenza. Allora, mi è stata richiesta l'autorizzazione per il Presidente del Consiglio, autorizzazione concessa. Prima di procedere al primo punto, faccio presente che mi sono pervenute 4 mozioni, articolo 58, e le ho un po' visionate. Credo che, vedendo tutte qua adesso anche col direttore, vediamo, credo che una che riguarda la nomina dei supplenti, creatori di scuola dell'infanzia, su cui credo anche il direttore abbia fatto una nota al Dipartimento, sia piuttosto urgente, anzi urgentissima, perché stanno già procedendo le chiamate, questa la colgo, la discutiamo come ultimo punto all'ordine del giorno. Le altre 3 mozioni dell'articolo 58 che riguardano commercio, quindi occupazione solo pubblico, l'articolo 5 decreto Lupi convertito alla legge 80.214 e sicurezza sociale e ordine pubblico, le acquisisco e vanno in discussione al prossimo consiglio. Allora, primo punto all'ordine del giorno, proposta di deliberazione per espressione parere sulla proposta di ristrutturazione della rete di trasporto pubblico per le linee afferenti al deposito ATAC Grotta Rossa. Prego l'assessore di presentare la proposta. Signor Presidente del Consiglio, consiglieri, questa proposta di parere da parte la ristrutturazione della rete di trasporto pubblico su gomma, come sapete ne abbiamo già discusso in più di un'occasione in commissione, da parte dell'amministrazione comunale, del Dipartimento di ATAC, l'Agenzia della Mobilità, è strutturata questo ripensamento della rete per depositi, non per aree geografiche. Per quanto riguarda, noi abbiamo già, il nostro municipio abbiamo già ragionato riguardo al deposito di Portonaccio e il deposito di Tor Sapienza. In questo
consiglio e su questo parere ragioniamo sul telefono, sul deposito di Grotta Rossa, che principalmente strutturalmente serve la zona nord della città, dalla Farnesina fino al Tevere, e che nella linea 6 e 28 ha il suo capolinea, uno dei suoi capolinei a via Cesare Baronio. Pure in commissione i commissari hanno valutato che questo tipo di parere debba essere positivo, tenuto conto del fatto che nel tracciato del municipio Roma 7 la linea non ha variazioni. In questo quadro di ristrutturazione la linea subirà un incremento di 50.000 km annui, che, lo dico molto apertamente, può sembrare un incremento notevole del servizio e dell'utenza, ma è dovuto principalmente all'estensione del percorso che la piazza Maresciallo Giardino va ad incrementare il suo sviluppo di linea fino a Viale Giuseppe Volpi, per cui la quantità di chilometri che su questa linea verranno percorsi in un anno è dovuta all'allungamento del percorso e questa variante. Voi avete notato che nella proposta di delibera Consiglio Municipale, così come nella memoria di giunta presentata, io ho comunque focalizzato un paio di criticità che venivano dal territorio e che vengono, abbiamo costantemente segnalato. Una sul percorso del 665 che abbiamo già deliberato, per un approfondimento se è possibile fare qualche accorgimento di percorso, e soprattutto per quello che sarà un grande lavoro che tutti insieme dovremmo fare rispetto alla ristrutturazione e alla riorganizzazione del trasporto pubblico locale quando sarà esaminato il deposito di Tor Vergata, che racchiude, diciamo, quasi il 90% delle linee che percorrono il nostro municipio. Questi richiami alla criticità più evidente che c'è nel nostro territorio, cioè di un quartiere completamente sprovvisto di mezzo pubblico, così come l'altra volta nell'altro parere, sono ribadite proprio per focalizzare questa nostra attenzione e questa nostra sensibilità. E per questo io ritengo che il nostro parere debba essere, così come già esposto in commissione, positivo rispetto a questo parere sul deposito di Grotta Rossa. Grazie. Grazie a lei, Assessore. Apriamo la discussione. Ci sono interventi? Presidente. Solo per chiedere. Ah, consigliere Cofano. Oh, chiedo scusa, pensavo. Prego, consigliere Cofano. Presidente, solo per chiedere di avere qualche minuto di sospensione per studiare l'articolo 58 che nessuno di noi ha avuto. So che è per dopo, ma cioè, è stato detto che è qualcosa di urgente. Prima della, a parte l'urgenza la decide il Presidente. Comunque appunto, prima della discussione che va all'ultimo punto saranno distribuite le fotocopie. Sì, mi è chiaro che stiamo parlando di un'altra cosa. Ho risposto consigliere prima, Rutino. Non dopo. D'accordo? Allora, consigliere Cofano, prego. Grazie Presidente. Rispetto alla razionalizzazione della rete del TPL, per ciò che concerne il deposito di Grotta Rossa, rientra in quello che è il sistema di razionalizzazione che il Campidoglio e il Comune di Roma sta portando avanti sull'intera rete. E questo municipio si era già pronunciato anche dando un parere prima della pausa estiva anche per ciò che atteneva al deposito di Portonaccio, e quest'atto è stato votato all'unanimità dei presenti in commissione
alla prima seduta dopo la riapertura dei lavori, dopo la pausa estiva. Pertanto penso, insomma, che sia un automatismo che oggi in consiglio venga approvato, e ci tengo a ribadire che la razionalizzazione del trasporto pubblico è un tema fondamentale per ciò che attiene la garanzia dei servizi sull'intera rete metropolitana e capitolina, soprattutto facente nota il fatto che non va a toccare il servizio e non va a danneggiare l'utente per ciò che attiene sia la capillarizzazione dei mezzi e sia anche l'unica linea, che è quella del 628, come è stato anche detto dall'assessore, che comunque non subisce delle variazioni all'interno del nostro ambito territoriale, per cui ritengo che, anche come è stato fatto in commissione, oggi quest'Aula possa votare favorevolmente a questa proposta. Grazie. Grazie a lei, consigliere Cofano. Altri interventi su questo argomento? Se non ci sono altri, consigliere Stelitano, prego. Sì, Presidente, per segnalare un problema, mi fa piacere che si parla di questa linea 628 che a noi tocca per un capolinea dell'ex nono municipio. Io personalmente faccio ammenda che non so dov'è. Però volevo segnalare a questo consiglio che è stata spostata una, visto che parliamo di ATAC, Presidente, no, perché è un argomento importante, perché qualche mese fa è stata spostata una fermata dell'autobus in via del Calice. Non so se i consiglieri conoscono dove è via del Calice, una traversa di via delle Capannelle. Tempo fa avevamo fatto una commissione su spostamento delle linee e migliorare questa cosa. Si è scoperto che quella fermata dell'angolo via Longobucco, angolo via del Calice, questa fermata non era in sicurezza. Magari si poteva pure pensare prima di metterla. La soluzione, avevo suggerito di metterla a via del Calice numero 8, dove c'era la possibilità, con l'accordo dei frontisti, cioè dei commercianti, facendo una modifica, ma questo l'avrebbe fatto l'ADAC. Io ho parlato con l'ingegnere dell'ADAC, mi ha detto: consigliere, lei faccia fare una lettera. Però io dico, no, e in quella commissione si era già detto che avremmo spostato, l'avevo messo una alla fine, all'inizio di via Bova, e una lì a via, invece è successo solamente a via Bova, e questo non va bene. Presidente, la cosa che mi preme è che in quella fermata c'è di fronte la chiesa, c'è di fronte una clinica per anziani, c'è un villaggio di circa 1000 persone che ci abitano, di cui tutte persone anziane che usufruiscono di quella linea, e perciò io pregherei di voler fare in modo che al più presto. E poi io non so se voi lo sapete, ma la linea 118 il capolinea non lo fa più a quarto miglio, non c'è Giuliano, se no dovrebbe essere informato, ma l'hanno spostato di fronte alla Villa dei Quintili. Io vorrei che questa amministrazione, magari lo sapesse qualcuno di questa cosa, io non lo so, ma è pazzesco. Quando mi ferma un cittadino mi dice: guardi che non è possibile continuare in questo modo. Ma adesso non diamo sto parere, non si rega a nessuno, però ecco, è antipatico sapere le cose ormai su Facebook. Assessore, che lui mi sembra che non c'è, dovrebbe consigliargli a qualcuno di collegarsi su Facebook, perché sarebbe tantissime cose. Grazie, Presidente. Grazie a lei, consigliere. Altri interventi? Non ci sono, passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono, passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? Amen.
piscine e non so che fanno. Hanno votato favorevoli di tutti il Cadrone. Facciamo la votazione. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Consigliere Aluzzi. Vabbè, la prossima occasione. Approvato con 19 voti favorevoli all'astensione. Allora, 19 voti a favore l'astensione della consigliera Lozzi. Quindi l'atto a proposta di parere positivo è approvata. Proposta di deliberazione avente ad oggetto istituzione della Commissione Speciale Legalità e Sicurezza. Chi è che presenta questa proposta? Consigliera Lozzi, prego. Allora, siccome sono sorti dei problemi seri in questo municipio per quanto riguarda i problemi di sicurezza e legalità e nessuna commissione aveva questo argomento nelle proprie deleghe per poter parlarne in maniera ufficiale e istituzionale, e mentre è un tema sentito molto forte in questo periodo dalla cittadinanza, soprattutto nelle zone extragrane, quartieri Statuario, Quarto Miglio, nelle zone di via Flavio Silicone, dove purtroppo a livello istituzionale, a livello di controllo del territorio si sta perdendo forza e non si ha un luogo dove poterne parlare, dove poter portare proposte, anche se non è una competenza diretta del municipio, però io credo che il municipio abbia il compito di poter affrontare questi argomenti per porre all'attenzione degli organi che invece competenza hanno per poter intervenire. Circa 6 mesi fa come movimento avevamo chiesto di inserire questa materia in una delle commissioni esistenti, ma i gruppi tutti i gruppi consigliari, pur avendo preso l'impegno di valutare questa ipotesi, non se ne è saputo più nulla, ed è per questo che poi insieme al collega Coia e ai colleghi di Fratelli d'Italia e a Stefania Lanotte abbiamo deciso di chiedere la costituzione di una commissione speciale ad hoc, anche perché ricordo che nell'extra gra a Morena 5.000 firme sono state raccolte sul problema della sicurezza ogni giorno, ed è più di un anno che parliamo delle problematiche di criminalità nei negozi occupati in via Flavio Silicone, ci sono furti ovunque, anche quest'estate un omicidio a Morena, aggressioni con i maceti, tentativi di rapimento di bambine, insomma forse avere un luogo istituzionale dove poter affrontare la problematica è utile, grazie. Grazie a lei, consigliera Lozzi. Allora apriamo la discussione. Chi vuole intervenire? Consigliera Cercoli, prego. Buongiorno a tutti, ovviamente ci associamo alla richiesta e alla proposta che viene dal Movimento 5 Stelle e facciamo presente che purtroppo il tema della sicurezza oggi è un tema che non riguarda solamente quelle che prima erano definite le periferie, ma che oggi come oggi riguarda anche quegli spazi di territorio che prima erano considerati il centro. Io parlo per quanto riguarda la zona per esempio di San Giovanni, di Via Fagno in particolar modo, così come Piazza Lepponi accanto al cantiere della Metro C, dove recentemente si sono verificate anche lì molte aggressioni, furti e quindi situazioni di pericolo. Per questo motivo, insomma, abbiamo ritenuto importante sostenere questa proposta che diciamo ci ha trovato pienamente d'accordo. Grazie. Grazie a lei. Altri interventi? Consigliera Lancia, prego. Io spero che questa commissione non si limiti alla sicurezza, perché il problema di questo municipio, non so, dico, vorrei che si allargasse un po' l'ottica, perché il problema di questo municipio, oltre a quello della sicurezza
piccolo grande criminalità e anche di una perdita di controllo sul territorio, di penetrazione di attività illecite che noi anche a San Giovanni, a ridosso delle mura aureliane, quindi diciamo anche se non siamo centro storico ci stiamo più o meno vicino, si vede tutti i giorni con il cambio di licenze commerciali ogni anno nello stesso negozio, ristrutturazioni, inaugurazioni mega galattiche per negozi che tengono aperto 6 mesi e poi chiudono, eccetera. Quindi questa penetrazione si vede continuamente, quindi mi auguro che questa commissione possa avere una visione larga della situazione sul nostro municipio, che vede anche la presenza di famiglie note per la loro criminalità, insomma, per quello che fanno sul territorio. Grazie. Grazie a lei, consigliere Roncia. Altri interventi? Non ci sono. Passiamo al consigliere Madonna, ha chiesto la parola, scusate. Prego. Buongiorno a tutti. Allora, anche noi come Forza Italia siamo favorevoli all'istituzione di questa commissione, anche se devo dire che siamo dovuti arrivare all'istituzione della commissione con legalità e sicurezza perché evidentemente qualcosa non funziona. Forse siamo arrivati al livello che stiamo vedendo che abbiamo toccato il fondo. L'ultimo fondo credo che sia l'occupazione del negozio Bonfantini, come non si riesce a capire che se io faccio una pensilina a casa mia arrivano con gli elicotteri, con l'aviazione, l'esercito, arriva di tutto, qui si apre un negozio alla merce di tutti, agli occhi di tutti quanti, si tira su una sala cinesca, non si fa una dia, non si fa una scia, ma si tira su un bel muro con una porta blindata e una finestra. Io credo che questo tema dovrà essere affrontato, il tema delle occupazioni, perché noi partiamo da quando è stata fatta la prima interrogazione, la via Flavio Silicone, credo che dovrà essere la prima, già il nostro presidente, che oggi è assente per motivi credo istituzionali o per i tardi suoi, credo che dovrà essere qui e doveva stare a valorare questa causa, perché è assurdo che un presidente che vede il nostro municipio che si sta degradando, perché penso che ormai, ma non al fondo, oltre, ci sono delle zone del nostro quartiere che negli ultimi tempi sono diventate le vere casbe. È vero che non si può neanche più circolare dalle 10:30 alle 11 fino alle 5 di mattina per quello che sta succedendo. Vediamo delle situazioni, a parte le rapine in casa, quelle ci sono sempre state, magari sono state poco pubblicizzate, adesso hanno toccato una parte di un quartiere che giustamente pare che siano stati arrestati alcuni artefici di queste rapine a casa, pare che sia stata una banda di rumeni, pertanto che occupavano, se ho ben letto, occupavano addirittura un immobile comunale. Non so se è vero, se sono gli stessi, comunque vivevano in un alloggio comunale di lusso. Quindi quello che voglio dire è come mai noi abbiamo tutte le nostre commissioni, forse qualcuna doveva parlare di sicurezza, almeno di rapporti con i vigili, per chiedere ai vigili: ma carina, ma che è successo? Come mai non siete intervenuti? Vedete che questo fenomeno si sta allargando, che aprono i negozi, sfondano, entrano dentro. È vero che c'è l'emergenza abitativa, per carità, però è un negozio. E l'emergenza abitativa non si fa in un negozio. Occupando un negozio creiamo ulteriore degrado. Allora dobbiamo fare un'ulteriore strada, non quella di lasciarli liberi e dire ma mancano le case, mancano tutto, quindi occupiamo i negozi. Allora, ritorno via Bonfantini e via San Giovanni Bosco. Credo che Bonfantini era un'istituzione nel nostro quartiere fino a quando l'ha chiuso per motivi suoi. Vederlo adesso occupato, con la gente che entra, che esce tranquillamente alzando la sala cinesca, mi sembra un po', cioè io non so se voi sentite lo stesso disagio, lo stesso malumore che posso sentire io. E allora ritorno al mio presidente. In 15 mesi di governo, di mini governo in questo municipio, che cosa ha fatto?
si è limitata a scrivere alla polizia, al commissariato, chiedendo chiarimenti e SF, ma non di così, Eva. Sei l'unica che sta dicendo, sta difendendo il presidente. Qui il problema viene proprio dal nostro presidente. Il nostro presidente, no, sono scemo, sì, sarò pure matto. Perché il problema è il nostro presidente. Perché se il nostro presidente avesse un rapporto un po' più consono con tutti quanti i consiglieri, con tutte le commissioni, forse, magari in un modo un po' più velato avremmo raggiunto alcuni problemi, avremmo risolto alcuni problemi. Perché voi forse non sentite i gridi che vengono dalla gente, dalle occupazioni, da gente che ha comprato appartamenti. E si trova dal giorno all'altro a occupare un appartamento sullo stesso Viale Rottolo, e non solo questo, oltre a quello c'è pure il furto di corrente che viene addebitato ai poracci che hanno comprato l'appartamento, e noi siamo zitti. Ma che possiamo fare? Il presidente che ha fatto? Ha scritto, ha detto ho scritto, hai scritto? E poi? Gli atti conseguenziali, perché non è limitarsi a una scrittura dicendo che cosa sta succedendo. Gli atti conseguenziali, quelli che ha intrapreso il presidente, ecco perché oggi il nostro presidente doveva stare qui. Non perché alziamo la mano per dire stiamo istituendo la commissione sicurezza, perché poi bisogna vedere fino a che livello o fino a dove può arrivare questa commissione, anche se già sono arrivati messaggi che questa commissione lavorerà, ma le forze dell'ordine non l'ascolteranno per nulla. E allora ripeto, il problema nostro credo che sia agli occhi di tutti quanti, che ormai tutti i giornali ne parlano di queste occupazioni, però ci rimettiamo a fare dei comunicati, non so, vabbè, non li voglio dire perché sennò entro nei particolari e aprirei una disputa un po' troppo, però facciamo fare delle manifestazioni e non sappiamo se vengono rilasciate le OSP, ma viene fatta soltanto magari con una cosa di giunta, una delibera di giunta e qualcosa avanti. Facciamo delle cose, facciamo che noi consiglieri regolarmente eletti, votati e non nominati, che è importante questo passaggio, che cosa facciamo? Siamo zitti e prendiamo gli schiaffi. La nostra giunta, il nostro presidente non ci relaziona nulla, il nostro presidente, come faceva il grande Medici, si arroccava sulla sua torre d'avorio, e ecco qua che il nostro presidente sta facendo la stessa cosa. C'è un malumore all'interno della giunta, c'è un malumore all'interno di tutto il consiglio, ma è dovuto proprio perché questi sono alcuni piccoli problemi, quelle delle occupazioni, quello che sta succedendo, ma anche perché il nostro presidente non fa quel famoso passo indietro chiamato umiltà, che io ripeto sempre, se non conosci l'umiltà qualcuno te la farà conoscere come umiliazione prima o poi. E allora perché arrivare allo scontro finale quando potevamo tranquillamente riunirci, chiamare il nostro presidente e dirgli: presidente, ma che intenzione ha? Perché dobbiamo arrivare all'istituzione di una commissione speciale sicurezza dopo un anno, dopo che tutti i fenomeni di microcriminalità, delinquenza, rapine, tutto quanto, lei che cosa ha fatto, presidente? Ha scritto al commissariato, gli ha detto: caro dirigente del commissariato, che cosa sta succedendo? Però nonostante, dopo quella lettera che ha scritto al commissariato o ai dirigenti o ai carabinieri o chi che sia, è stato occupato Bonfantini ugualmente, perché è successivo. Quindi non è vero che ogni immobile deve essere occupato perché è libero e io mi arrogo il diritto di occuparlo. No, perché ripeto, un negozio non è un'abitazione, non ha tutte le caratteristiche di un'abitazione. Una trasformazione d'uso da negozio ad abitazione è una cosa grave. È una cosa che viene perseguita penalmente, però io non so se vengono perseguiti gli occupanti, i trasformatori di negozi penalmente, non lo so. È vero che tanto penalmente l'occupazione danno massimo 8 mesi, oppure da 3 mesi a 3 anni, però con condizionale e roba varia, finisce tutto quanto e rimangono dentro, perché questo è il procedimento penale. Poi bisogna istituire un procedimento civile per lo sgombero. Però ripeto, a noi ci manca un qualche cosa, a noi ci manca il nostro presidente che coordini qualche cosa, il nostro presidente che insieme a tutti quanti noi si metta a sedura
e faccia un piano, ci informi di quello che sta succedendo, perché se no naturalmente continueremo ad essere delle schegge impazzite, magari si faranno mozioni, articolo 58 perché non vogliamo più l'articolo 5, oppure faremo mozioni perché dobbiamo mettere le telecamere a Morena, oppure mozioni perché adesso la microcriminalità si sposterà da Morena, arriverà dietro Ikea, da dietro Ikea arriverà a Quarto Miglio, e noi correremo dietro alla criminalità, perché non abbiamo un piano di difesa. Non possiamo fare nulla, perché ripeto, non abbiamo chi ci ascolta, o meglio, dovremmo avere chi ci ascolta. E quello che ci ascolta, che per me è il nostro presidente. C'ha un minuto, conservatore. Sì, finisco subito. Che è il nostro presidente, quello che ci ascolta, e lui dovrebbe rappresentare alle forze dell'ordine, o forze dell'ordine, al comune, a chi te pare, il malessere che sta succedendo all'interno del nostro municipio, senza parlare del degrado. Perché il decoro qui abbiamo toccato il fondo, Cioè a livello di pulizia AMA abbiamo toccato il fondo. Cioè se voi guardate in mezzo alle strade, ci sono delle strade che sono totalmente abbandonate e stanno all'interno del nostro quartiere e nessuno dice niente. Scriviamo, io voglio vedere le cose che scrive il nostro presidente, perché se a me non mi ascolta AMA, ascolterà il presidente. E il presidente che cosa fa? Non viene, perché istituzionalmente dopo 15 giorni, dopo 10 giorni è stato convocato il nostro consiglio, il nostro presidente, purtroppo oggi impegnato, ha mandato il vicepresidente. Mi auguro che il vicepresidente riferisca tutto quello che è stato detto, mi auguro che ascolti, oppure gli faccia capire il malessere che c'è all'interno di tutto il consiglio, ma un malessere generale, un malessere non è soltanto della piccola minoranza, perché magari quell'altra minoranza della maggioranza può darsi pure che lo sente il malessere, però non lo rappresenta perché c'è una sua linea politica da difendere. Grazie consigliera Matronova. Altri interventi? Consigliere Coglia, prego. Sarà molto più breve del consigliere Matronova. Scusa, consigliere Coglia. Prego. Va bene? Consigliere Coglia, prego. Allora, io spero che tutti i consiglieri sentano come propria l'esigenza di una commissione di sicurezza e legalità, perché il problema, io non voglio attaccare nessuno a livello municipale, perché il problema è nazionale perché l'Italia è un paese, secondo me, unico nel suo genere, sta affrontando nel modo peggiore i temi di sicurezza e legalità. Noi nel nostro piccolo, come commissione, vorremmo cercare di prendere dei provvedimenti. Per fare questo, in parte, come diceva il consigliere Matronova, dobbiamo cooperare. Su alcuni argomenti sentiamo la latitanza del Presidente, che deve instaurare un dialogo, deve venire nelle commissioni, deve potersi relazionare con noi, non perché noi siamo in qualche modo gerarchicamente correlati, ma potere esecutivo e potere politico possono cooperare per trovare una soluzione anche come idea di risoluzione delle problematiche. Tenere come una scatola chiusa queste problematiche non giova a nessuno, è una bomba a orologeria che scoppierà nelle mani della Presidente se continua così, perché altre problematiche, posso citare Palazzo Selam per il discorso dei rifugiati, le occupazioni, aggiungo a quello che ha detto Monica, io tornando dalle vacanze la prima cosa che ho visto girando la circolazione di Uscolano, un camper e una roulotte bruciate. Allora, l'Italia è un paese dove la legalità non esiste più, dove la polizia è stufa di arrestare le persone e vederle il giorno dopo rilasciate e non le arresta più, dove i giudici interpretano a loro modo la legge, i politici dicono le carceri sono piene, ma non è vero che le carceri sono piene, c'è tutto un modo di gestire le cose, è un modo di lavarsi le mani. Allora, non vogliamo lavarci le mani, vogliamo invece entrare nel merito del nostro piccolo e poter fare qualcosa per dare il nostro contributo, sia lato sicurezza che legalità, ce n'è tantissimo bisogno, per questo chiedo ai consiglieri di avallare questa decisione. Grazie. Consigliere Valdaca, prego. Grazie Presidente. È chiaro che anche noi sentiamo il problema della sicurezza e della legalità a livello cittadino, a livello nazionale, come diceva qualcuno che mi ha preceduto, però di tutti gli interventi che ho sentito finora, francamente non vedo come l'istituzione di una commissione speciale ad hoc
l'ennesima commissione speciale potrebbe risolvere i problemi di cui abbiamo parlato. La consigliera Lozzi, presentando la mozione, ha detto lei stessa che la sicurezza non è di competenza del municipio. Ricordiamoci che il presidente di un municipio non può convocare le forze dell'ordine, che pure agiscono nel proprio municipio. Ci sono una serie di limitazioni che sinceramente non vedo come una commissione speciale, che ricordiamolo comporta dei soldi, comporta un aumento delle spese per l'amministrazione, che comporta un aumento del lavoro per gli uffici, e già sappiamo che ci sono difficoltà a stare dietro alle commissioni già esistenti. Quindi siamo d'accordo che ci sia, o comunque spieghiamo anche noi, che ci sia un luogo istituzionale in cui affrontare meglio le problematiche della legalità e della sicurezza, ma non riteniamo che l'istituzione di una commissione ad hoc sia il modo di rispondere a questo problema. Quindi io rinnovo l'auspicio, se vogliamo, a inserire questa delega tra quelle di un'altra commissione. Monica, sono pronto io a firmare anche adesso, se ci dicono qual è il leader per farlo, quindi non è un modo di rimandare la problematica. Se qualcuno, io confesso, non so come si potrebbe modificare le competenze di una commissione, questo non, se qualcuno ci illustra qual è il leader, io sono pronto a firmare già da adesso. Ma istituire una commissione ad hoc ci sembra veramente che non risolve il problema, perché non potremmo convocare, la commissione non potrebbe convocare le forze dell'ordine, non potrebbe in nessun modo dare seguito a degli atti che possano influire sulla sicurezza e sulla legalità nel nostro municipio. Quindi proviamo a farlo con un'altra commissione che non comporterebbe quelle difficoltà di costi e di aggravio di lavori che abbiamo detto, ma non facciamolo con una nuova commissione. Grazie. Grazie a lei, consigliera Tac. Consigliera Lenci, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Ma io non volevo intervenire, in quanto ritengo, il mio parere è positivo invece per una commissione sulla sicurezza, anche perché fino adesso abbiamo parlato delle problematiche che abbiamo nel nostro territorio e la commissione che magari poteva operare non l'ha fatto. Noi abbiamo raccolto delle firme a Morena, 5.000 firme, noi, non noi, abbiamo portato le firme che sono state raccolte. I cittadini, quando ci incontrano per strada, ci chiedono cosa stiamo facendo, cosa abbiamo fatto, cosa gli rispondiamo a questi cittadini. Quindi ritengo che sia importante fare una commissione laddove quella che già esiste non ha operato. Quindi il mio parere è favorevole, grazie. Consigliere Ciancio, prego. Grazie Presidente, onorevoli consiglieri, solo due parole sulla sicurezza. Sicurezza non vuol dire forze dell'ordine, sicurezza non vuol dire repressione, sicurezza vuol dire prevenzione, ed è quello l'auspicio che noi dobbiamo avere con questa commissione. Andare avanti in questa direzione vuol dire trascurare tutto quello che possiamo fare con atti che vanno nella direzione della prevenzione. Non mi sento uno sceriffo o uno che va di notte. Se produco un atto che favorisce alcuni aspetti della vita che si effettua nel nostro municipio, di notte, di giorno, che favorisce gli scambi culturali, questo vuol dire anche sicurezza. Legare l'aspetto della sicurezza alla cultura è una cosa che il presidente di questo municipio, quello passato volevo dire, ne ha fatto una bandiera. Manifesti, più cultura, meno paura. Chi lo ricorda? Grazie. Allora, quindi io così non voglio dire altro, ma voglio dire altro. Sicuramente la normativa nazionale non consente di interfacciare una commissione municipale sull'aspetto della criminalità, però quello che noi facciamo nelle commissioni, che facciamo quotidianamente rispetto all'operato,
di un municipio di 340.000 abitanti è rilevante, è molto rilevante. Quindi personalmente penso come me, molti in quest'Aula, compreso penso la maggioranza del PD, siano favorevoli all'istituzione di questa commissione, ma non perché vogliamo una vigilanza notturna armata, per carità, però possiamo fare tanto. Quindi dispiace che, come dire, per contrapposizione molte volte si prendono così delle chimere, bisogna guardarle da più punti di vista, come diceva Leonardo, tutte le cose che si fanno, perché guardarli solo da un aspetto, da una parte, ti potrebbe trarre in inganno. Ora devo assolutamente ribadire che questa commissione potrà lavorare serenamente, formulando atti concreti che vadano nella direzione giusta. Grazie. Grazie a lei, consigliere Ciarassi. Sì, grazie Presidenti, colleghi e colleghe. Dunque io non voglio aggiungere altro a quello che è stato detto precedentemente, perché comunque Sinistra Ecologia e Libertà è conscia del problema della sicurezza in questo territorio, però sappiamo anche che dall'ufficio commissioni di questo municipio è stata inviata una comunicazione al direttore in cui si dice che con l'istituzione di questa 11ª commissione c'è il rischio di una riduzione dell'efficienza dell'operato dell'ufficio commissioni. Quindi siccome siamo interessati sia a fare in modo che l'ufficio commissioni possa lavorare nella maniera più agevole possibile, e siamo anche per trovare una soluzione, affrontare il problema della legalità, i problemi di legalità e sicurezza in questo territorio, appoggio la richiesta che ha fatto il Presidente della Commissione Sesta, Laddaga, per un'integrazione della sua commissione. Per un'integrazione di queste competenze in altra commissione. Grazie. Grazie a lei, consigliera Lozzi, prego. Sì, allora intanto ribadisco che la proposta di inserirla in una commissione c'era stata già tantissimo tempo fa, grandemente ignorata da tutti. E adesso non siamo solo noi del Movimento 5 Stelle a presentare questa richiesta di istituzione, ma altre forze politiche che quindi intendo rispettare. Detto questo, per quanto riguarda i costi vivi, ricorderei a tutti che noi siamo pagati fino a 15 gettoni e quindi già ne facciamo 18-20 a testa, e quindi costi aggiuntivi non ce ne sono. I dipendenti lavorano nell'orario di servizio. Scusa, consigliere. Consigliere Laddaga? Consigliere Laddaga, prego. Prego, consigliere Lozzi. Siamo tutti molto preoccupati dei consiglieri che lavorano, quando poi non ci preoccupiamo di quelli che non lavorano, stanno in giro e vengono rimborsati uguale. Allora, il problema è un altro. Poi si dice che non c'è competenza municipale, il municipio non può convocare le forze, ma ricordo che il sindaco di Roma ha il potere di fare tavoli interforze con tutte le forze dell'ordine, con il prefetto, e noi, ringraziando Dio, abbiamo almeno il potere di impegnare il sindaco a fare questo. Compito di questa ente di prossimità è quello di vedere sul territorio quali sono i problemi, e questo è un problema sentitissimo, e vi posso garantire che io lo vivo in prima persona, perché abito in uno di questi quartieri sottoposti a questi seri problemi di legalità, e credo che tanti di noi lo facciano. Ci sono cittadini che chiedono aiuto da mesi, e tanti cittadini che stanno anche paventando la creazione di ronde, e proprio per evitare questo, per evitare che scoppi una bomba sociale, l'istituzione deve dimostrare che si sta interessando al problema. Il municipio può individuare quali sono le aree a rischio di tutti i tipi di illegalità, che può essere quella criminale, anche il semplice degrado urbano agevola delle situazioni di illegalità e criminalità. Noi abbiamo il dovere di poter, come ente di prossimità,
segnalare all'autorità competente e al nostro sindaco che ha il potere di fare tavoli interforze. C'è un ufficio fatto per Roma Sicura che sta facendo dei progetti per intervenire sulla sicurezza. C'è la possibilità di intervenire con finanziamenti da un punto di vista regionale che li stanno stanziando sulla sicurezza, e noi come municipio non abbiamo un punto istituzionale, un luogo istituzionale dove poter affrontare la problematica. E siamo arrivati a chiedere la costituzione di una nuova commissione proprio perché nessuno ha preso in considerazione, ribadisco, nessuno ha preso in considerazione il fatto di inserirla in una di quelle già esistenti. Per quanto riguarda la problematica del personale, a me dispiace che le segretarie stiano in difficoltà, ma non si può bloccare un'attività politica perché un comune non riesce a razionalizzare le proprie risorse umane, e non si può bloccare l'attività politica per questo. Troviamo un sistema, tante commissioni finiscono alle 10, alle 10 e mezza, basta convocarle in serie, le convochi alle 11, riduci l'orario, si può provare a chiedere del personale, mi sembra che una segretaria è andata in pensione, cerchiamo di chiedere il rimpiazzo, ma non è pensabile che un comune come quello di Roma blocca l'attività sia politica che amministrativa per carenza di personale, o meglio perché non sa gestire e amministrare bene il personale che ha. Grazie consigliere Rozzi, altri interventi? Non ci sono, passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Valdaca, prego. Pista civica Marino. Grazie presidente, io non so, intanto o mi spiego male, il mio italiano è carente, non lo so, c'è qualcosa che non va, ma il mio intervento è iniziato dicendo che il problema della sicurezza è evidentemente sentito e avvertito anche da noi. Mi fa piacere anche notare che molte battute ironiche arrivano da consiglieri che vengono in commissione, firmano ed escono, cosa che vediamo tutti i giorni, e non mi riferisco certo ai consiglieri del Movimento 5 Stelle che mi hanno preceduto, quindi però siccome poi è facile fare ironie, fare applausi, fare un sacco di discorsi e poi nelle commissioni ci siamo sempre gli stessi che aprono le commissioni, aspettano che ci sia il numero legale e rimangono fino a mezzogiorno per chiudere le commissioni, siamo sempre gli stessi, c'è chi arriva, vota, esce, arriva, firma, prende il gettoncino, prende la giustificazione e poi esce, per 3 ore non si vede, e queste stesse persone mi vengono a dire che c'è bisogno di una nuova commissione per lavorare agli argomenti importanti. Allora adesso cominceremo magari a registrare anche un po' le presenze nelle commissioni e chi lavora nelle commissioni, che poi viene a farci la morale su quello di cui c'è bisogno in questo consiglio e nelle commissioni che lavorino, perché evidentemente certi discorsi o non vengono capiti o non si vogliono capire. Quindi a me non è arrivata nessuna nota ufficiale da parte di nessuno in cui si chiedeva di aumentare le competenze di una commissione e di aggiungere questa, quindi come dice Monica giustamente si era trattato in un consiglio, non c'è stato seguito. Io sono capogruppo di un gruppo politico da poco tempo, quindi non so se era qualcosa che poteva aspettare alla conferenza dei capigruppo, se poteva aspettare un'iniziativa del genere alla presidenza, non so dirlo, ripeto, non so quale dovrebbe essere il leader per modificare le commissioni, le competenze di una commissione esistente, però forse chi oggi urla e strepita poteva muoversi qualche settimana o qualche mese fa. Quindi se la proposta di delibera rimane così com'è, noi come gruppo ci asterremo per quanto detto, non certo perché pensiamo che la sicurezza e la legalità non siano argomenti importanti e che riguardano anche il nostro territorio, ma semplicemente perché pensiamo che una commissione speciale non sia lo strumento adatto a dare le risposte di cui il territorio ha bisogno. Spero di essere stato chiaro. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Scusate, siamo in dichiarazione di voto. Allora, altre dichiarazioni di voto? Per il PT. Grazie Presidente, per il PT. Consigliere. Certo. Se poi qualcuno vuole smentire quello che dico, esce dall'aula, dice che vota in conformità del gruppo, ma il gruppo del Partito Democratico, alle dichiarazioni in questo momento la faccio io. Grazie Presidente, non mi faccia queste affermazioni del PD, è che non ci conosciamo, ci siamo presentati insieme, ho preso pure qualche voto più di lei, perciò dovrebbe saperlo. Detto questo, grazie Presidente, consigliere Madrona, sia attento, la dichiarazione del voto del Partito Democratico è favorevole, è
tanto ravvorevole che chiede che all'interno di questa commissione venga inserita anche la delega dei vigili urbani. Venga tolta questa commissione bilancio, perché è importante che nella delega sicurezza ci siano i vigili urbani. E perciò dichiaro questa dichiarazione che sia una cosa importante, perché il consigliere Daddaga, che è presidente della commissione, ha tante cose da fare con la cultura, un uomo di cultura, di scienza, qualche volta anche di fantascienza, e perciò questa è la dichiarazione, siamo favorevolissimi a questa commissione. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Consigliera Rozzi, prego. Vabbè, noi siamo favorevoli, volevo semplicemente chiarire al consigliere Laddaga che io presentai una delibera in cui si chiedeva l'inserimento della materia in una commissione, delibera che è stata trattata sia nei capogruppo che nella commissione regolamento, ma che non ha avuto seguito, ed è quello il procedimento per inserire nuove competenze all'interno di una commissione. Consigliera Lenci, gruppo misto. Grazie Presidente. Beh, come gruppo misto non posso che esprimere un parere favorevole. Credo che, dobbiamo cominciare a dare delle risposte, quindi il modo in cui operiamo poi lo possiamo scegliere. Evidentemente vorrei ribadire che se decidiamo di istituire nuove commissioni non è perché vogliamo togliere le competenze a già chi le ha, vogliamo solamente cercare di migliorare la situazione, perché questa per quanto riguarda la sicurezza è veramente un problema che dovevamo aver affrontato tanto tempo fa, e non possiamo più nasconderci dietro non è di nostra competenza, perché è una nostra responsabilità. Grazie. Consigliere Cerconi, prego. Fratelli d'Italia, come già detto, è favorevole all'istituzione di questa commissione, parteciperemo come sempre con attenzione e sperando sinceramente di avere dei risultati concreti, perché è quello di cui ha bisogno tutto il territorio. Grazie. Consigliere Benassi. Allora, il gruppo di Sistemologia Libertà dichiara voto di astensione e volevo fare chiarire giusto una cosa. Per quanto io ricordi, la delibera sulla commissione legalità e sicurezza, che fosse una delibera per l'istituzione di una commissione ad hoc o per un'integrazione, è stata vista due volte nella commissione speciale di cui io sono vicepresidente. Nella seconda io, poi credo che si possa trovare nei verbali, almeno così spero, dichiarai che una commissione speciale o una commissione permanente sulla legalità e sicurezza deve essere il termine di un percorso per cui il municipio acquisisse competenze man mano che si avviasse un processo come il Campidoglio per il decentramento dei poteri. Tutto qui, grazie. Grazie consigliere Penasse. Non c'ho consigliere Toglio, dichiarazione di voto, prego. No. Naturalmente Forza Italia è favorevole all'istituzione di questa commissione, però quello che voglio dire è quelle affermazioni che magari è venuto da un consigliere sull'assenza o sulla firma e la fuga da parte di alcuni consiglieri. Beh, quei consiglieri, diciamo che anche se vogliamo parlare di gettoni, retribuzione dei gettoni, dovete sapere che fino a 15 gettoni veniamo retribuiti, ma noi rimaniamo anche per 20 commissioni, forse voi non ve rendete conto, superiamo il massimo. Però una domanda che vorrei fare a qualche consigliere, visto che già ho visto oggi come si sono manifestate le varie astensioni, quindi è una cosa che viene già dall'alto, la direttiva viene dall'alto, e quindi non c'è la volontà dall'alto di risolvere qualche problema anche con una piccola commissione speciale sicurezza e legalità. Però voglio dire, una domanda ve la farei: per quale motivo molti consiglieri abbandonano alcune commissioni, in particolare una commissione? Ci sarà un motivo che 10 consiglieri su 12 consiglieri 7 se ne vanno, firmano e vanno via? Ci sarà, perché ci sarà qualche cosa che non va in quella commissione che vengono convocate, magari una commissione permanente che viene convocata alle 11 di mattina del giorno che gli compete, mettendo in difficoltà altri consiglieri. Lei si stia zitto, non sto parlando pure. Lei, per favore, consigliere Pallone, la consigliere Fantino, la parte Fantino è composta da 6 consiglieri. Consigliere Pallone, ma questa è la realtà. Consigliere Laddaga, per favore, per favore.
Presidente, per favore. Ora mi sta disturbando. Vedo che i nervi stanno saltando. Consigliere Madronola, come la dichiarazione di voto, per favore. No, come la commissione print, sempre i soliti noti si sono astenuti e hanno votato contro. Che vuol dire questo? Che ci sono disposizioni dall'alto, perché io mi vergognerei a dire che non faccio una commissione speciale legalità e sicurezza con quello che sta succedendo nel nostro quartiere. Tu sei nuovo a questa consigliatura, sei nuovo, quindi non sai quello che è successo all'altra consigliatura. Non era questo degrado, non era questa illegalità che stava costruendo. C'è tutto, consigliere Madrono, la dichiarazione di voto. Per dire che ha tolto la parola, consigliere Madronola. Allora, d'accordo? Per favore. Dimostrato per l'ennesima volta che i soliti noti sono contrari che questo municipio faccia qualche cosa. È questa la vera realtà che nessuno vuol capire, perché se sta spaccando il PD, se si stanno spaccando tutte le componenti, ci sarà un motivo. Non può essere un presidente che non scende, ci sono problemi importanti, e rimane arroccato nella sua rocca. Allora, dichiarazione di voto, grazie, abbiamo capito. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono. Passiamo alla votazione. Allora, stiamo votando, per favore. Chi è favorevole? Chi è favorevole? Scusate, stiamo votando, per favore. Chi è contrario? Nessuno? Chi si astiene? Quanti? 16 favorevoli. Allora, ci sono 16 voti a favore e l'astensione dei consiglieri Carrus, Tutino, Laddaga, Cofano, Benassi. Quindi la proposta è approvata. 16. Sì, un attimo. Allora, metto in votazione l'immediata esecutività della proposta. Chi è favorevole? Ciancio, se è per favore, ok, allora. Chi è contrario? Chi si astiene? Ma qui eravamo 16. Sì. 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 La data è uscita lei, la che ha votato prima. 17. No. Scusate, per favore. Siamo un po' in silenzio, per favore. Grazie. Allora. Chi si astiene, scusate. Allora. Allora, è approvato con 17 voti a favore, grazie.